Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Largo Chigi vista sulla politica. Stiamo arrivando alla giornata fatale, al weekend fatale, quello del 3 e 4 ottobre, in cui ci sarà il primo turno delle elezioni amministrative che riguarderanno i principali comuni capoluogo di regione italiani e quindi abbiamo deciso di affrontare questa puntata parlando di questi temi con candidati che partono da Torino e arrivano fino a Napoli. Abbiamo in studio anche il responsabile del sito leggo.it, Marco Esposito, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a Antonio De voi. Napoli della lista Michetti. Adesso poi andremo anche da tutti gli altri candidati, però iniziamo come di consueto con le prime pagine dei giornali. Chiedo alla regia di mandarla immediatamente. Corriere della Sera, scontro ai vertici della Lega. Salvini accusa Giorgetti e difende Morisi per l'inchiesta 5 giorni dal voto, come ha detto Salvini stesso. Di spalla Monica Guerzoni parla del partito che vuole Draghi al Quirinale, che nella maggioranza starebbe crescendo, riferendosi probabilmente anche all'intervista di Giorgetti ai giorni scorsi alla stampa. Cambiamo pagina. L'ira di Salvini contro tutti, sfida Giorgetti, giustizia e orologeria pochi giorni dal voto. E al compagno di partito lascia stare i salotti. Provenzano del PD, la Lega ha una doppia morale, perquisita la casa del festino, cocaina nei libri. E poi dicono che la cultura non aiuta. Andiamo avanti. La stampa apre invece in modo diverso, strage sul lavoro, ma di spalla sempre lo sfogo di Salvini. Morisi vogliono attaccare la Lega, gelo con Giorgetti. E ancora di spalla l'economia, bolletta alle stelle, i fondi del governo non sono sufficienti. Andiamo avanti. E abbiamo il giornale Lega Duello. Salvini accerchiato, difende Morisi, attacca Giorgetti. I governisti del Carroccio spingono Draghi al colle. Bene, adesso dopo questa carrellata dei principali giornali andiamo su Repubblica di Napoli, visto che abbiamo collegato Gennaro Acampora, candidato del Partito Democratico in supporto al candidato appunto del centro-sinistra. Dunque, Repubblica Napoli, liste Bassolini, attacco Manfredi ed è scontro sul condono edilizio. Giriamo pagina ancora. Ambientalisti contro Manfredi, nessuno tocca il PRG, così vince l'illegalità. Ancora giriamo. Bassolino dice la destra con me, sono il candidato di tutti. Allora, Acampora, cosa sta succedendo a Napoli? Innanzitutto la prima domanda secca, che Napoli troviamo dopo 10 anni di De Magistris, migliore o peggiore 10 anni fa? Troviamo una Napoli con un debito comunale triplicato, soprattutto negli ultimi 3-4 anni. Troviamo una Napoli che ha diminuito i servizi pubblici nella città. Troviamo una Napoli che è stata molto chiacchierona, una Napoli che parlava di autonomia, ma invece si è isolata con il resto del paese. Una Napoli più periferica. Invece, io penso che con Gaetano Manfredi, il candidato del centro-sinistra, noi possiamo ridare centralità a Napoli, una Napoli che è la terza città d'Italia, una Napoli che è traino per tutto il sud Italia, una Napoli che anche in questo periodo storico della post-pandemia deve ritornare al centro di un progetto Italia. Non a caso io condivido molto anche il patto per Napoli che ha lanciato Gaetano Manfredi prima di accettare la candidatura, perché Che riguarda anche il Napoli, debito di Napoli, giusto? sì, Il riguarda vero anche il nodo della debito di campagna Napoli. elettorale. Sì, perché qui non si chiede assistenza, ma chiediamo di ricevere in primis quei finanziamenti nazionali che spettano al sud e che spettano a Napoli, perché se Napoli ha una popolazione
pari all'8-9% del paese Italia, è giusto anche che abbia gli stessi servizi che vengono erogati nelle altre grandi città italiane. Quindi è vero che in questi anni ci siamo isolati dal paese per delle scelte anche scellerate politiche, da un sindaco che ora è candidato in Calabria come presidente della regione, un sindaco che ha abbandonato la città ormai da un anno e mezzo, ma in questa nuova fase io penso che Napoli debba ritornare a dialogare con tutte le istituzioni nazionali e locali per poter erogare i servizi essenziali, quindi una Napoli che guardi alla quotidianità, all'ordinario, ma che allo stesso tempo guardi anche al futuro. Benissimo, grazie. E nel caso si arrivi al ballottaggio, perché si parla di Bassolino, che insomma un po' vi rompe le uova nel paniere, prevedete qualche accordo? Avete già in mente qualche geometria da poter utilizzare con Bassolino stesso, Noi magari in una battuta? in questa campagna elettorale stiamo facendo una campagna elettorale per provare a vincere al primo turno, perché siamo veramente vicini a poter vincere al primo turno, una cosa che a Napoli non era mai successa prima, per un candidato sindaco alla prima elezione vincere al primo turno. Con Gaetano Manfredi è possibile. A Napoli abbiamo anche sperimentato un centro-sinistra largo, nuovo, che si candida anche a guida nazionale del paese. Quindi noi pensiamo e speriamo di poter vincere al primo turno, manca veramente poco, quindi stiamo provando in questi ultimi giorni a convincere le persone che un voto a Gaetano Manfredi è un voto per chiudere subito l'era De Magistris, non dare la città in mano alle destre che hanno fatto anche errori ed orrori nella consegna e nella compilazione delle liste. Quindi ci presentiamo come garanti di un patto per la nostra comunità. Per quanto riguarda gli altri candidati, Bassolino è stato ed è una persona di altissimo livello nella nostra città, ma il suo candidarsi in modo isolato, il suo candidarsi al di fuori del centro-sinistra, il suo candidarsi, diciamo, da solo, senza l'appoggio né dei partiti né di tanta società civile, lo penalizza molto, anche perché Napoli non ha bisogno più di scelte autonome, ma Napoli ha bisogno di far parte di un'organizzazione che abbia un dialogo continuo e costante con il governo, con la regione, con la città metropolitana, con gli altri comuni, perché solo collaborando insieme alle altre istituzioni riusciamo a riuscirne a ridare dignità a questa città. Con Gaetano Manfredi è possibile. Il Partito Democratico a Napoli oggi si sta risollevando dopo anni anche di grande difficoltà. Quindi ci candidiamo anche come Partito Democratico ad essere da motore di questa nuova coalizione che ci vede a Napoli, a differenza di altri comuni, in coalizione anche con i 5 Stelle, con gli altri partiti Il storici dato del politico centro-sinistra. importante di Napoli. Grazie, grazie Campo. Ricordo che c'è anche Catello Maresca, candidato del centrodestra, per una questione, insomma, di correttezza dell'informazione. Grazie per il suo intervento, grazie per essersi collegato. Immagino che adesso le toccherà continuare a trottare per la sua campagna elettorale, per vincere come lei auspica al primo turno. Grazie per essere stato con noi. E passiamo da un esponente del Partito Democratico a un altro. Passiamo da Napoli a Roma, dove ovviamente le tematiche sono diverse. E abbiamo con noi in collegamento Giulia Tempesta del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a voi, Buongiorno. grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi. E io riprendo la stessa domanda che ho fatto, ovviamente variandola in base a Roma, a Gennaro Campora. Che Roma ci troviamo dopo 5 anni di Raggi? Prima domanda. Seconda domanda, è contenta dell'Expo 2030 della candidatura italiana annunciata ieri da Draghi? Allora sì, intanto grazie dell'invito, saluto Marco Esposito che ho visto prima in studio Lo so, ci tocca avercelo ogni tanto, sì. Lo saluto. Guardate, sì, io sono molto contenta della candidatura di Expo 2030 e
come me, penso che lo sia anche la città tutta. Finalmente riusciamo a guardare oltre questi ultimi 5 anni, riusciamo a pensare di fare attività un po' più grandi rispetto a quelle a cui ci hanno abituato in questi ultimi 5 anni in questa amministrazione, riusciamo a mettere a sistema tutta una serie di possibilità e di scenari futuri che negli ultimi 5 anni non ci sono stati. Guardate che questa è un'occasione importantissima per Roma. Parliamo da tempo dei fondi del PNRR, della possibilità per la città che ci sarà fra 5 anni di avere e di ospitare il nuovo giubileo. Ecco, tutte quante queste cose messe a sistema ci fanno passare l'idea che finalmente si può tornare a sognare e a riportare Roma sullo scenario internazionale. Non è una cosa semplice, non sarà facile farlo perché, come potete vedere, la realtà della città è sotto gli occhi di tutti, sui giornali quotidianamente, ma noi che la viviamo in prima persona, ne vediamo tutte le potenzialità inespresse e quanto è stato, disatteso, quante sono state disattese le promesse che c'erano state fatte 5 anni fa. Oggi abbiamo delle buone basi per ripartire. Ho letto i quotidiani questa mattina in cui sembra che questo grande risultato sia grazie all'attuale amministrazione. È bene dirlo e ribadirlo, non è così, e per fortuna fra qualche settimana ci sarà un nuovo sindaco che potrà, mettere le basi per Roma 2030. Expo Anche a 2030. lei faccio la stessa domanda di prima. Nel caso di ballottaggio, come sembra ci si stia avviando, comunque un ballottaggio, poi bisogna capire con chi. Nel caso in cui andasse Gualtieri al ballottaggio, voi chi preferireste, con chi preferireste apparentarvi? Lo so, non è una Allora, domanda. Roberto Gualtieri l'ha già detto, non farà apparentamenti con nessuno. Io sono sicura che Roberto Gualtieri andrà al ballottaggio, non perché faccio parte del suo schieramento politico, ma perché lo dicono i numeri, lo dicono, si sente in città e così è. Io spero che ci vada con Enrico Michetti, così finalmente riusciamo a fare con lui un minimo confronto che non c'è stato in queste settimane. Sapete tutti, è scappato da qualsiasi confronto che ci sia stato, se non quelli già prestabiliti che erano terreno semplice per lui. E non credo che l'attuale amministrazione con Virginia Raggi andrà al ballottaggio. Noi stiamo girando la città in lungo e in largo, dal centro alla periferia. C'è un senso di rassegnazione e rabbia nei confronti di quello che non ha fatto in questi 5 anni. Auspichiamo di andarci con Michetti per battere anche la destra peggiore che questa città ha avuto in questi ultimi anni. Grazie. Marco, direttore, vuoi fare qualche domanda? Sì, volevo fare una domanda a Giulia Tempesta, che comunque ha una grande esperienza anche di Roma. È stata più volte consigliere comunale. Siamo praticamente alla vigilia del voto e subito dopo si apre un'altra partita, come dicevamo, quella del ballottaggio, che praticamente azzera tutto perché si riparte da zero. Ovviamente Michetti, almeno secondo i sondaggi, secondo quello che si pensa, dovrà avere bisogno del voto degli elettori che hanno scelto al primo turno Calenda e Raggi. La mia domanda è, soprattutto verso Calenda c'è una comunicazione molto forte da parte del Partito Democratico, anche leggermente astiosa. Questo non può mettere in difficoltà il passaggio volontario di alcuni elettori di Calenda verso Gualtieri, visto che comunque non farà un apparentamento, diciamo, si pensa che ci potrebbe essere più contiguità ovviamente tra gli elettori di Calenda e il centro-sinistra che sostiene Gualtieri. Ma in realtà ti do del tu, Marco, l'hai detto tu prima. Dal 4, o meglio, dal 5 ottobre si apre un'altra partita. Oggi ci stiamo giocando la partita del primo turno. In alcuni casi è anche un po' comprensibile, soprattutto da parte dei militanti e degli attivisti del Partito Democratico, un senso un po' di. Non di rivalsa, però ecco, Carlo Calenda si è candidato nelle liste del Partito Democratico, ha preso i voti del Partito Democratico, si è candidato al Parlamento europeo, è europarlamentare grazie al Partito Democratico e subito dopo ne è uscito fondando un partito tutto suo e candidandosi a sindaco di Roma, non facendo le primarie
a cui tutti noi speravamo che partecipasse, non peraltro anche per presentare la proposta politica, anche a quel mondo che dalle nostre parti, nel centro-sinistra, un po' lo guarda. Io non credo che ci saranno problemi. Io penso che dal 5 di ottobre si aprirà un'altra partita che sarà quella di far risalire le sorti della città di Roma. Abbiamo tutti l'obiettivo di chiudere questi 5 anni. Possiamo farlo se ragioniamo del fatto che bisogna guardare, si deve aprire una nuova stagione che non guarda i prossimi 5, ma i prossimi 10. Lo dicevamo prima con la domanda su Roma Expo 2030. C'è la possibilità di fare grandi cose per questa città. Chiudiamo questo capitolo. Possiamo farlo grazie anche alla persona che quei fondi di cui tutti parliamo a livello nazionale ne beneficeranno tutti quanti, a Roma soprattutto in particolar modo, lo faremo con Roberto Gualtieri. Bene, grazie. E vediamo se lo faremo con Roberto Quartieri. Antonio Napoli, candidato lista Michetti Sindaco. Due domande. La prima, che Roma troviamo? Vabbè, forse questa possiamo superarla, visto anche la campagna condotta. Ma la seconda è più interessante, in quanto Giulia Tempesta l'ha tirata in causa direttamente. Cioè, dice Michetti sfugge dai confronti. È stato anche un claim, in qualche modo, della campagna elettorale, soprattutto da Calenda, che l'ha fatta in maniera forse un po' più gagliarda rispetto agli altri. Anche per un fatto caratteriale, magari. Sì, allora, che Roma troviamo nell'ordine. Buongiorno a tutti e ringrazio appunto per questa bella occasione di condivisione e un forte in bocca al lupo anche agli altri candidati. Allora, che Roma troviamo è quella che tutti i romani vedono ogni giorno, quindi io ho girato molto in queste settimane, soprattutto essendo rappresentante di una lista civica, vado insomma, dove conosco, con una struttura molto leggera alle spalle, però ne ho girato veramente tanti quartieri e dal Fleming a Vigna Clara, diciamo, i quartieri un po' più diciamo benestanti, A1 direbbe qualcuno, e fino ai quartieri un po' più periferici, e i problemi sono sempre gli A uno stessi. dipende dalla riforma del catasto, se ci sarà o Beh, no, quindi insomma per adesso. cito una persona che mi darà il voto e si menziona molto questo aspetto, ma tante altre persone invece, tante altre amiche e amici in zone molto più distanti da dove stiamo registrando adesso, dove siamo in diretta adesso, i problemi sono gli stessi, quindi diciamo c'è sicuramente il discorso di Ama da capire, insomma, differenziata, tutto ciò che ne consegue, la sporcizia per strada che deve essere trasformata da puzzo, da una roba che puzza, a una risorsa per tutti, non solo per abbassare la Tari, una delle più alte d'Italia, ma per rendere effettivamente questa città più bella, questa città a servizio, diciamo, della persona. Su questo il programma di Enrico Michetti è molto chiaro anche sui temi dell'economia circolare. E quindi su questo vado, se mi permette Piero, vado molto veloce. Il discorso di Michetti che fugge ai confronti, insomma, devo dire Carlo Calenda, anche lo stesso PD, sono stati molto bravi a far, insomma, gonfiare bene questa gag degli antichi romani, dei confronti, quindi chapeau e va bene così. Michetti è l'unico candidato civico in questa competizione, parlo dei big, non di tutti e 22 candidati sindaci che troveremo sul lenzuolone blu per eleggere le liste, i consiglieri, il sindaco, è l'unico candidato civico, diciamo, questa è una cosa che bisogna sottolineare, cioè l'unico che viene. Vedremo, vedremo, insomma, sicuramente il centrodestra su questo ha avuto insomma coraggio, non solo a Roma, nell'ampliare diciamo la classica composizione dei partiti. Io questo lo sottolineo non soltanto perché non ho mai avuto tessere di partito e per me questo è un vanto, ma perché effettivamente il cittadino deve essere rimesso a posto, il protagonismo della cittadinanza attiva deve essere rimesso al centro per poter governare questa città che è estremamente complessa da governare. Chiunque verrà, Gualtieri, Michetti o non so chi altro, non avrà, nessuno di loro avrà la bacchetta magica. E quindi direi che non c'è un apparato alle spalle, come invece a Raggi, Calenda e lo stesso Gualtieri più di altri, è l'apparato, con tutto rispetto per il candidato sindaco Roberto Gualtieri e di chi lo sostiene. E quindi su questo, diciamo, a livello comunicativo, diciamo, sicuro, come è stato detto anche da alcuni esponenti, alcuni vertici del centrodestra, sicuramente si poteva fare di più. Però, diciamo, io sono convinto che i romani apprezzeranno molto questo fatto di non essersi mai calato nella tifoseria, cioè Michetti non ha mai risposto, non è mai sceso diciamo, nella polemica spinta, anzi, e viene accusato di non Cioè, averlo l'essere un fatto. moderato, fortemente Lui dice che è moderato un nella moderato, campagna. lui dice che la sua unica tessera che ha avuto è stata quella della Democrazia Cristiana quando stava all'università. È una persona per bene, un professionista esperto di diritto amministrativo,
Capisco che i temi della macchina amministrativa sono distanti dalla pancia delle persone, però è uno dei principali temi, uno dei primi cinque temi che va messo come faldone sulla scrivania del sindaco. Quindi io sono molto fiducioso su questo ballottaggio, credo che, citando appunto Giulia Tempesta, il ballottaggio sarà Michetti-Gualtieri, e sono anche molto sereno sul fatto che Michetti riesca ad arrivare alla testa e al cuore delle romane e dei romani per poter diventare sindaco di Roma. Grazie. Adesso vedremo poi appunto se l'essere civico è un vantaggio o meno. Di sicuro abbiamo visto che l'essere civico, quantomeno non completamente organico ai partiti, è un po' un claim di questa campagna elettorale, perché l'abbiamo visto a Napoli in qualche modo, anche il candidato del centrodestra, ma anche del centrinistra, non è uno proprio completamente organico al partito, non è una candidatura di partito, lo stiamo vedendo qui a Roma per quanto riguarda il centrodestra, e lo vediamo anche a Milano. Milano abbiamo dei candidati che sono sostanzialmente uno completamente civico, quello del centrodestra Luca Bernardo, e anche quello dei 5 Stelle Laila Pavone. Abbiamo un candidato che non è organico ai partiti, anche se ha aderito ai Verdi europei recentemente. E quindi da Roma saliamo su l'autostrada del Sole sulla 1 e arriviamo fino a Milano, dove la sfida appare dagli ultimi sondaggi che si possono dare prima di 15 giorni dello stop per la par condicio. Gli ultimi sondaggi ci davano in testa, largamente in testa, Beppe Sala, e di questo ne parliamo con Martina Riva. Buongiorno, buongiorno Martina, eccoci. Buongiorno a tutti. Della lista con Sala. E allora, che Milano troviamo? Ovviamente abbiamo altri due candidati poi per Roma e ci arriviamo subito, per Milano, scusate, e ci arriviamo subito dopo. Che la prima domanda è quella classica: che Milano troviamo dopo 5 anni di governo di Beppe Sala? Questa è la prima domanda da fare. La seconda, che tipo di campagna è? Perché mi sembra una campagna abbastanza sedata, un po' a Roma, dove però la vera polemica di Calenda cerca di alzare un po' il livello, sicuramente a Milano, dove devo dire la campagna quasi evanescente in generale, non si percepisce. Sì. Allora, troviamo sicuramente una Milano fortemente migliorata da tanti punti di vista, una Milano che ha saputo sfruttare i vantaggi arrivati dall'Expo in tanti campi, la sostenibilità, la digitalizzazione che nell'anno del Covid ha avuto forti miglioramenti, ma sicuramente una Milano che ha ancora bisogno di Beppe Sala, del suo pragmatismo e della sua concretezza nelle azioni da portare avanti. Parlo di digitalizzazione perché penso che la cultura digitale, che è stata promossa tramite tanti eventi della città di Milano, tipo la Digital Week, abbia ancora bisogno di tanto. Milano ha una forma di digitalizzazione che aiuta chi ha già le competenze o comunque una consapevolezza digitale, ma bisogna ancora lavorare molto affinché l'efficienza non venga pagata da chi appunto non ha consapevolezza digitale. La campagna una questione di formazione più che altro, sta esatto, dicendo infatti, esatto, abbiamo tanti progetti tra cui Porta Digitale che forniscono di fatto dei tutorial online alle persone che non hanno dimestichezza con il digitale. Quello che io penso è che Milano debba diventare sempre più digitale, che le code agli sportelli debbano finire, perché obiettivamente la vita dei milanesi non è più compatibile con ore di fila all'ufficio, per esempio, anagrafe, ma ci siamo proprio resi conto che tante persone subiscono questo tentativo di diventare più efficienti. Ecco, campagna elettorale milanese obiettivamente molto, molto povera, praticamente non abbiamo avuto dibattiti con la controparte. Questo secondo me è dovuto al fatto che noi abbiamo un programma molto, molto forte, molto complesso, molto di lunghe vedute. Parliamo di sostenibilità ambientale ma anche sociale, appunto di digitalizzazione, di cultura in forme nuove, in forme il più possibile fruibili da parte di tutti i cittadini. Abbiamo in mente una Milano aperta, internazionale, che guardi al futuro e non si chiuda in se stessa,
E obiettivamente quello che ci viene detto dall'altra parte sono delle critiche sterili, anche con dei mezzi particolari, tipo il martelletto sulla pista ciclabile, senza mai argomentare, senza mai una proposta alternativa. Questo a me spiace perché penso che una situazione del genere faccia male alla democrazia e faccia male anche al centro-sinistra milanese che non è portato ad avere stimoli, ad avere confronti, ad avere nuove idee. Spero che in generale la classe dirigente possa tornare a essere forte e competitiva, oltre che competente. Beh, diciamo che da un punto di vista anagrafico sicuramente interessante, qui abbiamo insomma, degli esponenti che adesso vedremo anche dopo, interessante il richiamo al digitale anche per il candidato successivo che ho avuto modo di incontrare nei giorni scorsi in un altro dibattito e poi lasciatemi fare una battuta. Da cittadino romano passare dall'immondizia al tema passo troppo tempo per avere un certificato, ho detto ma che Altro, cioè, bellezza, come lasciano la città, francamente. anche questa è una risposta, no? Cioè, chi ha il problema della fila all'anagrafe e chi ha il problema di raccogliere l'immondizia per terra, quindi diciamo è Devo dire, un po' effettivamente, sconfortante un da po' romano, sì. sconfortante, sono d'accordissimo con te. Allora, Giulia Pastorello, eccoci. Pastorella, mi senti? Pastorella, Eccoci. Prima bravissimo. che tu Pastorella, sì, dicevo, ci siamo già sentiti nei giorni scorsi per un altro dibattito e parlavamo appunto di digitalizzazione, questo magari più aderente alla sua professione. Anche qui immagino che la Milano che ha trovato adesso sia migliore di quella che aveva 5 anni fa, se era già a Milano. Il tema della digitalizzazione è un altro tema interessante perché mi sembra che per la prima volta sia entrato pesantemente nella campagna elettorale, non solo a Milano, ma anche in altre città, anche Roma se ne è parlato del tema della digitalizzazione. Devo dire, l'ha fatto Michetti, almeno che Vero, abbia io vero, sentito. Questo è un 5G. portato della questione pandemica, cioè, ovvero un portato dell'attuale situazione in cui siamo stati tutti costretti a stare a casa e a sviluppare competenze ed esigenze digitali? Intanto grazie dell'invito e solo una parentesi per spiegare chi sono e dove mi candido perché non è stata menzionata nella lista né niente. Io sono la capolista dei Riformisti. I Riformisti è una compagine di partiti e soggetti civici liberali, quindi di area liberal democratica, che è a supporto di Beppe Sala. Ecco, giusto per inquadrare dove stiamo Certamente, noi. E avete fatto più siccome volte anche lei a riferimento a Calenda, che voglio dire, qui non è esatto, io sono presente, ma è un po' responsabile innovazione convitata. digitale del partito Azione, quindi il partito di Carlo Calenda. Proprio ieri Calenda è salito a Milano e ha fatto un evento con Beppe Sala, quindi sicuramente l'asse Milano-Roma in chiave riformista, in chiave liberale, socialdemocratica, eccetera, è qualcosa a cui noi ambiamo e come lista nuova, perché non c'eravamo alle scorse comunali, ci posizioniamo in una maniera che è, direi, a supporto, ma anche un po' una sorta di grillo parlante per il sindaco Sala, quindi ricordargli che si può far meglio, ricordargli che si può far di più. In quanto alla domanda sulla digitalizzazione, io la declinerei non solo sulla questione digitale, che è importantissima, ma su un aspetto più generico di flessibilità, richiesta di flessibilità da parte dei cittadini milanesi. I cittadini milanesi col Covid si sono resi conto che l'orario di lavoro non è necessariamente quello che è dato dagli orari d'ufficio, si sono resi conto che la mobilità può essere ripensata, si sono resi conto che il ritmo della vita di ciascun individuo e lo spazio in cui questo individuo vive non è necessariamente quello dettato da parto la mattina, vado in ufficio e torno la sera. E quindi quello che noi proponiamo come modello di città, che è anche quello del sindaco Sala, la città a 15 minuti, si declina anche grazie alle tecnologie digitali che permettono magari non solo di lavorare da casa, attenzione, lavorare da casa può essere un'arma a doppio taglio, direi lavorare da altri spazi che non siano necessariamente l'ufficio in centro, quindi avere una città più decentrata. Questo è un concetto, visto che noi siamo un po' quasi a cavallo, no? Tra il centro-sinistra e il centro, barra potenzialmente anche attrattivi per il centro-destra, è un concetto che piace a tutti trasversalmente.
paradossalmente, perché significa mettere di nuovo il cittadino al centro, non più le esigenze di una grande metropoli divisa tra periferia e dormitorio e centro in cui succede tutto. E quindi è questo modello che noi sentiamo, perché percepiamo che i cittadini vorrebbero e accetterebbero molto bene, e questo modello però è anche un modello che è esattamente l'opposto di quello che propone l'altra parte. L'altra parte, come diceva giustamente Martina, è fissa, è quasi, vuole andare a ritroso, vuole tornare indietro eliminando l'area C, vuole cancellare le ciclabili, cioè vuole tornare a un modello di città che è assolutamente, io direi, da anni 90 per essere gentile. E quindi queste due visioni molto contrapposte, non è una campagna con toni alti, ma io credo che sia una campagna con visioni davvero completamente agli antipodi. E quindi, per tornare alla domanda iniziale, la digitalizzazione sì, ma declinata in un concetto di flessibilità, di smart, che i cittadini sembrano apprezzare, quindi speriamo che Beppe Sala, come dicono i pronostici, vinca a man bassa. Lei preferirebbe vincere al primo o al secondo turno? E al secondo turno sembra che già ci sia una sorta di accordo non scritto, non detto, ma nelle cose, con la componente dei 5 Stelle, che non è molto alta a Milano in termini di consensi, però sembra andare nella direzione di un accordo con Beppe Sala. Allora, ovviamente noi riformisti auspicheremo una vittoria al primo turno, siamo stati molto chiari con Beppe Sala quando ancora si discuteva se i 5 Stelle sarebbero o non sarebbero stati a supporto di Sala al primo turno. Noi abbiamo auspicato un distaccamento dai 5 Stelle, Azione è sempre stata molto chiara sullo svantaggio che il PD e altri partiti centrosinistra hanno ad associarsi con i 5 Stelle, un partito populista che abbiamo visto cambiare di pelle, cambiare di posizione, non essere chiaro, quindi non farebbe bene, soprattutto a Milano dove sono così deboli, a maggior ragione non vedevamo proprio l'interesse, e il fatto che i sondaggi adesso dicono che potrebbe vincere al primo turno dimostra che avevamo ragione, che non c'è bisogno delle 5 Stelle a Milano e soprattutto non c'è bisogno di loro al governo della città. Grazie, è stata molto chiara e decisa. E adesso, siccome anche lei ha sollevato molte domande, anche diciamo delle accuse al centrodestra, è giusto che il centrodestra possa replicare. E quindi Gianmarco Senna, candidato della Lega. Buongiorno, buongiorno Senna. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Ho seguito grazie con molto interesse. Devo fare complimenti alle due ragazze, Martina Riva non lo conoscevo, la seconda la sento adesso, brave, preparate. È sempre bello vedere giovani che si impegnano, io purtroppo ormai sono diversamente giovane, lo dico anche con una punta di invidia. Bello, bella la narrativa. No, un secondo, se lei è torrenziale, la conosciamo, però mi faccia dire due cose. La prima, presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Lombardia, quindi è uno che dall'ente superiore scende a quello inferiore in qualche modo. La seconda, non può esimersi da rispondere al tema del giorno, ovvero Morisi, e se questa vicenda che riguarda Morisi, una vicenda anche dolorosa perché riguarda un disagio forte che lui stesso ha ammesso, possa in qualche modo riverberarsi e quindi avere un effetto sulla campagna elettorale, o addirittura non ci sia un disegno come ha in qualche modo adombrato Salvini. Dopodiché la risposta ovviamente alle sollecitazioni delle candidate delle candidate con Beppe Sala, che l'hanno direttamente tirata in ballo in qualche modo, ovvero un centrodestra che vuole solo distruggere quanto fatto anche di buono, dicono loro, in precedenza dal sindaco, e non ha nulla di progettualità. Partiamo da Morisi. Morisi era, è e rimane un amico che ha fatto degli errori che ha dichiarato anche lui, di ordine personale e umano. Adesso vedremo quali sono i contorni della vicenda. Non voglio neanche entrare nel merito del fatto che manchino 5 giorni al termine della campagna elettorale, ci siamo abituati, ma diciamo che è qualcosa di del tutto casuale. Sulle questioni personali io non passerei più di tanto tempo. Mi ha fatto molto piacere la presa posizione di Matteo Salvini, il post di appoggio, che è completamente in linea con quello che penso io. Come dichiarato dallo stesso Morisi, avrà necessità di fare un percorso di
di prendersi del tempo. Purtroppo io vivo a Milano, una città che ha diversi problemi anche con tantissime tossicodipendenze, ho visto senza scappare che si parlava anche di cocaina, c'è un malessere diffuso da parte di una parte della società che si va a canalizzare poi verso abitudini che sono malsane. Io personalmente non posso altro che fargli tanti auguri. Non sono mai intervenuto in vicende personali anche di persone dell'opposizione, anche a livello giudiziario, perché non mi interessa. Io voglio fare politica, voglio ragionare su quelli che sono i problemi dei cittadini, cercando di risolverli in contrapposizione con l'altra parte politica, ma in maniera sempre costruttiva. Dunque passerei a riportare al centro i temi su che cos'era Milano, cos'è e che cosa deve essere, e lascerei che il tempo poi vada a sistemare le vicende personali di Luca Morisi. Un secondo solo, prima di arrivare a quella che sarà la Milano secondo il centrodestra, c'era Marco Esposito che voleva fare una domanda. Sì, le volevo fare una domanda prima di entrare, rimanendo diciamo così, nell'ambito nazionale. Lei, nella Lega, sta con chi vorrebbe il Presidente del Consiglio Draghi al Quirinale dall'inizio dell'anno prossimo, oppure preferirebbe vederlo ancora in, diciamo così, sul ponte di comando di Palazzo Chigi per finire di mettere in sicurezza il paese, i conti, il PNRR? No, è chiaro che in questo momento la cura Draghi era necessaria. Lasciamo alle spalle probabilmente il peggior governo della storia repubblicana, dal PD e 5 Stelle, che con tutte le scene che possono fare diventerà alleanza organica, e anche in quel di Milano vedremo come metteremo insieme i riformisti di Sala con la parte di 5 Stelle, ma aggiungo anche, perché ogni tanto qualcuno si dimentica, che all'interno del centro-sinistra milanese c'è anche un tal Di Monta, persona che io stimo, ha idee radicalmente diverse dalle mie, dove quando si parla di occupazione che Dio ce ne scampi, quando si parla di centri sociali penso che poco abbia a che fare con Sala, che è un Calenda, però nel volemo se bene generale ormai ci sta dentro anche gli arancioni di Rimonta e pure i 5 Stelle. Dunque ben venga, meno male che c'è stato il governo Draghi, il puntello della Lega è stato fondamentale per non spostare a sinistra l'asse, stiamo parlando del futuro dei nostri giovani, di 219 miliardi. Io presiedo la Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia, ho a che fare dal bottegaio, che io arrivo da quella estrazione, o dal battitore dei mercati come dal grande industriale, e quello che ci chiedevano era di entrare in questo governo, perché il futuro dei nostri figli non potevamo lasciarlo in mano a Conte, a Letta e a tutto quel centro-sinistra che ha un'idea più assistenzialista dello Stato. Ci siamo riusciti, siamo dentro, la ripartenza c'è, i dati sono positivi, bisogna continuare in questa direzione. Poi per quello che riguarda il discorso del Quirinale è chiaro che ci siano dei movimenti, io non so se sarà Draghi la persona giusta a fare questo tipo di passaggio. Una cosa che dico, ma lo dicevo a tempi di Monti nel 2013, attenzione agli uomini della provvidenza, nel senso, benissimo, cura Draghi ci stava, il dono dell'infallibilità non ce l'ha nessuno, l'importante è che ci sia un Parlamento autorevole, bisogna riportare al centro la politica, perché purtroppo quando ci sono i tecnici è un fallimento della politica. Io ragionerei su questo, sulla creazione di classi dirigenti, ma questa è un'analisi che devono fare tutti i partiti. Sinceramente vedo dei personaggi a Roma, nel nostro partito, nel PD, in Forza Italia, nei 5 Stelle, che sono imbarazzanti. C'è bisogno di una creazione di nuova classe dirigente, perché ogni qualvolta che un'affermazione forte questa, però diciamo, ma chiaro, ma voglio dire, ci conosciamo bene. Bernardo Comichetti, questo... No, lui ha detto in generale. No, io sto parlando di chi viene parlato. Allora, io dico sempre che quando i tecnici si sostituiscono alla politica c'è qualche cosa che non va. Io vorrei vivere in un paese dove l'imprenditore faccia l'imprenditore, il medico faccia il medico, che se poi hanno voglia di fare dei passaggi politici ci stanno, ma è un percorso, ma soprattutto che in Parlamento, dove si decide del bilancio di uno Stato importante come quello italiano, ci siano persone che sanno fare politica. Ma qua c'è una responsabilità, indubbio. Allora, Martina e la ragazza di prima si misurano
con delle preferenze. Io in regione mi sono misurato con delle preferenze, vado e parlo con i cittadini e di conseguenza devo rendere conto a loro. Ecco, in Parlamento c'è oggettivamente un problema e di fatti i risultati sono questi, non è una questione politica. Poi per quello che riguarda, così non scappiamo dalla domanda che mi è stata fatta prima, è chiaro che in un partito così ampio come quello della Lega, che parte va da un'area più liberale come posso essere io, quella un po' più conservatrice di altri personaggi, ci siano delle sensibilità differenti e delle tensioni differenti. Ricordo che poi quando si va al voto, i voti ce li ha Matteo Salvini, perché poi qua si fa tanta filosofia, ma alla fine quello che conta sono le schede che vengono messe fisicamente e non virtualmente nei sondaggi all'interno di quella che Bossi chiamava cabina elettorale. Poi lì si aprono, vediamo realmente che cosa è successo, vediamo quali sono le forze in campo e poi di conseguenza decidiamo. Per adesso sono... Queste amministrative sicuramente ci daranno un'indicazione. Ritornando su Milano, in una battuta, Senna, le sono state mosse delle accuse da Matteo Riva e Giulia Pastorella. A questo punto, visto che tra l'altro sono due giovani, è anche insomma una speranza che ci possa essere un ricambio che lei stava auspicando in precedenza. La narrativa è piacevole. Poi io stamattina devo scendere in una delle mie attività, devo cambiare l'orario del negozio, no? Perché chiuderemo un'ora dopo il fine settimana e meno male che sono in via Vincenzo Monti, in piazza Prealpi. C'è una cartoleria e da quella cartoleria riuscirò a far partire un fax, cioè nella Milano digitale per cambiare l'orario dell'attività serve un fax. Un discorso è tutto quello che si sta raccontando, tantissime belle parole. Un discorso è parlare della Milano anni 90. Io vorrei ricordare alle ragazze che mi hanno anticipato prima che la svolta green noi la facemmo con Formentini, che fece l'area pedonale più grande d'Europa. Noi parlo del 93, loro sono molto giovani, gli ricordo che la raccolta differenziata nella città che funziona nacque nel 1993 con assessore Garapini, il teatro degli Arcimboldi, tutto un mondo che era fermo, e poi tutto quello che hanno inaugurato loro, che sono City Life, Porta Nuova, M4, M5, depuratori, sono tutti figli di quelle giunte. E voglio anche ricordare che quel centro-sinistra del quale loro sono figli era un centro-sinistra che votava sistematicamente no a tutte le delibere, incatenandosi dicendo che noi eravamo i cementificatori. Voglio ricordare che noi abbiamo fatto partire le piste ciclabili, il car sharing e il bike sharing sono state fatte da Letizia Moratti. Io non ho nulla contro le piste ciclabili, non ho nulla, bisogna farle con buon senso, perché il sonno della ragione, del buon senso, genera i mostri come in corso Buenos Aires. Ma non lo dice Senna, Senna è leghista e cattivo, lo dice Gianni Bugno, che è in lista e mi sembra che facesse il ciclista, che è già campione del mondo di ciclismo. Perfetto, io voglio dire, se uno vuole abbassare il PM10 e la svolta green non c'è stata perché in questi 10 anni il PM10 è aumentato, deve dire chiaramente che non è quello il problema. Se tu vuoi intasare Corso Buenos Aires e tenerli in fila fino a Porta Venezia, fai una pista ciclabile così. Se tu sei un disabile, ci sono 3.000 barriere architettoniche e devi parcheggiare come potevi fare prima nella farmacia che all'inizio di Corso Venezia, non lo puoi più fare in quella farmacia, non puoi più andare. Dunque cerchiamo di vedere le cose. Si poteva fare nelle vie parallele la pista ciclabile, sì, con buon senso, la città in 15 minuti. Io voglio bene a tutti, sono un benestante, abito in via Borsieri, mi posso permettere e lo uso di utilizzare gli scooter elettrici e il monopattino, però purtroppo io non voglio una città per 300.000 abitanti, ma neanche per 1.300.000. Io sto ragionando sulla città metropolitana, dove Sala era sindaco. Cosa abbiamo fatto per la mobilità? Ma voi lo sapete che se abiti a Settimo Milanese o a Cinisello Balsamo, dopo le 8 di sera non hai la possibilità di muovere, il famoso car sharing, bike sharing, non arriva. Qual è l'idea della città internazionale? Una città internazionale non può essere una città di 1.300.000 abitanti dove quelli che hanno privilegi sono quelli che sono all'interno della circonvallazione. Dunque usciamo dalla retorica narrativa, entriamo nei reali problemi. Non voglio parlare delle periferie, delle case popolari, perché sarebbe fin troppo facile. La digitalizzazione, c'è tantissima strada da fare, siamo molto indietro. Come metteranno insieme loro che dicono di vincere al primo turno? Ma io i sondaggi
ce li ho perché tra un po' vado al mercato, perché stamattina incontro Confartigianato, perché sento gli imprenditori tutti i giorni, se ce li ho sulla strada, e non è così. Io voglio ricordare, oggi ho fatto un'intervista su Libero, la marcia dei 40.000 di Romiti, dei colletti bianchi silenziosi. Attenzione, perché la strategia anche intelligente di Sala è stata quella di tenere i toni bassi, non ha voluto qua Letta, non ha voluto qua i leader di partito, ma perde la democrazia, il 45% dei milanesi non sa cosa votare e ecco, molti non sanno che si vota, questo è pericoloso. Andiamo, chiediamo una replica immediata a Riva e Pastorella. Volete fare una replica a questo? Quindi sostanzialmente i toni bassi non aiutano la democrazia e quindi non è qualcosa di positivo, da un lato, dall'altro manca di concretezza il programma. Questo mi sembra che abbia, si possa fare una super sintesi di quanto detto da Senna. Riva, prego. È un po' quello che abbiamo già detto prima, il programma c'è ed è molto concreto, il discorso periferie, il discorso malcontento, il discorso ciclabili che vanno migliorate sono cose che condivido, le barriere architettoniche vanno veramente eliminate, un pezzo di lavoro è stato fatto, non abbiamo la bacchetta magica, non ce l'avrebbe il centrodestra, ci mancherebbe altro, il punto è avere delle persone competenti, una classe dirigente rinnovabile, nel senso che abbiamo tanti candidati con esperienza e tanti candidati giovani. Nel centro-sinistra si può scegliere, il centro-sinistra sta crescendo, il centro-sinistra si confronta. Io e Giulia abbiamo avuto dei rapporti politici a distanza negli ultimi 3 anni, siamo due persone con idee abbastanza simili su qualcosa, chiaramente non la pensiamo nello stesso modo, ma siamo persone competenti che si stanno mettendo in gioco e persone che ci mettono la faccia. Il centrodestra ci ha messo 6 mesi per cercare un candidato sindaco e i candidati presidenti nei municipi sono usciti una settimana fa. Cioè c'è un tema delle persone di centrodestra che si vergognano di mettere la faccia di fianco a quella dei leader nazionali. Questo secondo me è un problema in una città come Milano, perché davvero anch'io sono per la democrazia. È vero che i leader del centro-sinistra non sono arrivati a Milano in questa campagna elettorale, ma perché noi abbiamo una classe dirigente anche locale. Posso fare una domanda da milanese? Secondo Senna, facciamo rispondere a Pastorella su questo. Una domanda da milanese dopo le due ragazze che sono preparate. Ok, prego. La prima risposta è che non so quanto dare dei pistola a chi non li vota possa aiutare la democrazia, se vogliamo dire. Mi spiace, però sono cose che sono state dette, quindi è brutto ricordarle, però alla fine... Si riferisce a una frase detta dal candidato Bernardo quindi, a proposito di chi? Degli elettori di Sala. Di classe dirigente. Sull'eredità o meno di giunte di destra e come la sinistra ha ripreso o non ripreso, io trovo che sia una cosa positiva che le giunte successive non disfino quello che quelle precedenti hanno fatto e si costruisca sempre e soprattutto si costruisca anche in maniera inclusiva con gli attori sul territorio che siano di destra e di sinistra, anche con la regione, perché la collaborazione comune-regione su alcune cose ha funzionato. Ne dibattevo ieri con un suo collega di Forza Italia, quindi io la vedo come una cosa positiva e spero che se mai per un qualche caso strano la destra dovesse vincere a queste elezioni non farà esattamente quello che minaccia di fare, che è di tornare e di disfare quello che è stato fatto fino ad ora. Sono d'accordissimo sulla questione, Bugno è candidato nella nostra lista, quindi non è essere appiattiti su quello che è stato fatto nei passati 5 anni, ma è riconoscere che non bisogna necessariamente distruggere tutto, si può spostare, cambiare, modificare la pista ciclabile, per fare questo esempio che oramai sembra che la destra voti solo sulla questione della pista ciclabile, che il fatto che la città per il resto funzioni benissimo viene dimenticato. Questo è bello cosa. Bello che si discuta di questo, lo dico alla cittadina romano, mi stavo sfogando. Io vorrei portare il centro sui grandi progetti, perché oggettivamente è chiaro che non potete tirare giù City Life e tappare le buche delle metropolitane che abbiamo fatto, questo è evidente. La grande sfida per adesso persa, poi probabilmente 5 anni non sono sufficienti per un sindaco per progettare, secondo me sì, sono, ragazzi, gli scali ferroviari, e qua c'è un fallimento totale, lo stadio di San Siro. Io e Martina Riva arriviamo dal municipio 7, cioè non si è scelto se farlo, dove farlo, c'è tutta la logica di Ippodromo. Adesso
Io non sono quello che la vuole buttare sulle piste ciclabili, veramente, ve lo garantisco. Al netto che quella non funziona, e nella vita bisogna avere anche il coraggio, ragazzi, abbiamo sbagliato, sinceramente. Ci abbiamo provato, era un po' di furore ideologico, era un periodo così che Rimonta ci tirava un po' per la giacchetta, ma adesso ci stiamo un po' riprendendo. Ma a me interessano le strategie per i prossimi anni, perché noi, se vincete voi, noi ve l'abbiamo lasciata questi 10 anni, una città costruita, che voi, non voi, perché so come la pensate, il centro-sinistra non voleva, ci sono gli atti, ci sono le delibere, sempre hanno votato contro, ve l'abbiamo portata una città così. In questo momento non c'è la Milano del 2030, gli scali ferroviari sono veramente importanti, lo stadio di San Siro è veramente importante, le barriere architettoniche sono veramente importanti. Io su questo vi sfido, sto cercando di ragionare con voi, a volte sbagliamo anche noi, la buttiamo in cacciara, con me questa cosa non funziona. Io spero di riuscire ad avere il voto dei cittadini milanesi, di entrare nel consiglio comunale come maggioranza. Se entrerò come opposizione sarà molto costruttiva, vi bastonerò, perché se continuate a fare queste cose qua non ci siamo proprio, e voglio pesarvi sui progetti, perché in questi 5 anni è un fallimento totale di retorica. Io questo vorrei però capire in che maniera sono fallimenti gli scali, perché sono stati rispettati i tempi per la pubblicazione e l'assegnazione dei bandi, adesso sì, c'è anche Piazzale Loreto, io non so, cioè sono le Olimpiadi che arrivano. Scusate, vi devo interrompere. Abbiamo tempistiche diverse tra centrodestra e centrosinistra, cioè la metropolitana M4 doveva essere pronta 4 anni fa, ragazzi, siete indietro. Scusate, vi devo bloccare un secondo, perché il tema, capisco che sia appassionante, gli scali ferroviari sono una parte fondamentale dello sviluppo urbanistico di Milano e della Milano del futuro, non c'è nessun dubbio. E da milanista lo stadio. Anche lo stadio, certamente. Al 5 ottobre ci lavoriamo. E devo passare a Torino, quindi la discussione sarà sicuramente bella, appassionata, e devo dire che sostanzialmente si rema dalla stessa parte. Grazie. Faccio di bocca al lupo, arriva i Pastorelli. Viva la campagna. Viva il fair play. Grazie. E partiamo a Torino. A Torino abbiamo Silvio Viale, lista civica, Lo Russo sindaco. Buongiorno, grazie di aver anche atteso. Allora, buongiorno a voi. Siamo partiti da Napoli, siamo andati a Roma, Milano e adesso Torino. Torino è una città dove, diciamo, un po' diversa dalle altre. Le altre avevano, sicuramente più appassionante da quanto dicono i sondaggi, ma non solo per quello, anche perché non si è ricandidato il sindaco uscente, che invece è accaduto per esempio a Roma o a Milano. Quindi, che campagna elettorale si sta avendo? Che Torino si trova davanti? La domanda che ho fatto anche agli altri dopo 5 anni di governo appendino. È una Torino che è in difficoltà, perché ovviamente è nota per essere la città della Fiat da sempre, e da quando la Fiat ha lasciato la città ha dovuto ricostruirsi. Questo è accaduto negli anni 90, ha funzionato bene negli anni 2000 fino al 2010, e poi dopodiché le difficoltà sono quelle di Torino, che cerca una capacità europea, cioè nessun problema di una grande città si risolve localmente, occorre un'integrazione. La giunta Appendino da questo punto di vista non ha costituito un passo avanti o un passo di lato, e neanche è stata ferma, semplicemente si è tornati indietro. Oggi la città è molto in difficoltà, la strategia della giunta è stata poi quella di verniciare un po' la città con arredi, un po' di disegni qua e là, le strisce delle piste ciclabili veramente sono disegnate, la vergogna dei 20 all'ora nei controviali che nessuno rispetta, cioè andare 20 all'ora sei superato dalle biciclette dei monopattini, quindi c'è questa città virtuale disegnata, tutti sono scontenti. Ovviamente il 5 Stelle hanno comunque uno zoccolo, perché chi li ha votati 5 anni fa in parte li voterà, ma lo scontro è classicamente tra centrodestra e centrosinistra, e rievoca quelli del passato, perché tutti si dimenticano, ma nel 97 Valentino Castellani vinse per poco nei confronti di Costa, nel 2001 Chiamparino vinse di poco nei confronti di Roberto Rosso, dopodiché le Olimpiadi ci fu un anno di periodo di splendore, e quindi nel 2011 la destra si arrese, cioè ovviamente non presentò candidati affidabili. Il centrodestra dice di aver trovato un candidato finalmente
con cui si può vincere, io non ci credo, perché lui è rimasto in disparte, non si è fatto conoscere, continua a stare a lato, è convinto di avere una buona fama, in realtà è un po' un piacione da discoteca, l'aperitivo, cioè non va oltre quello, la strategia di sfuggire o di confronto ha pagato per un po', nell'ultimo periodo mi sembra più difficile. Beh, però da quello che ci dicono i sondaggi la sfida sicuramente è più aperta, quella tra Da Milano e Lo Russo. Certo, perché scontiamo le difficoltà della sconfitta del centrosinistra del 2016. Il 2016 non è stata sconfitta solo il centrosinistra, è stata sconfitta un'immagine un po' ingenerosa che Fassino rappresentava in quel momento. È una persona più anziana. Sì, una sconfitta dell'eredità fassiniana, dice lei. Non di Fassiniana, di una sinistra che spesso dimentica ed è un po' nostalgica, vive un po' degli antichi fasti. Questo perché, ecco perché noi questa lista civica Lo Russo è nata sull'esperienza iniziale, il nucleo duro è quella lista Monviso creata attorno a Chiamparino, alle regionali, e ha visto confluire i candidati di molte esperienze, da Azione, Italia Viva, Più Europa, Radicali. E guardi, c'è una caratteristica che io sottolineo così banalmente, perché è aperta in ordine alfabetico da Apollonio, che è un esponente, diciamo, della, non dico un esponente, comunque rappresenta un po' il giro della comunità di Sant'Egidio, e finisce con l'ultimo nome, col mio, che sono un po' considerato il più diabolico dei laici. Quindi una lista civica che in realtà è molto politica, perché ha dentro tutte le esperienze che non si riconoscono, comunque che sono attorno al PD ma non hanno nel PD una loro rappresentazione, ed è la nuova sinistra, quella che è il nuovo centrosinistra, che dovrebbe riscoprire un po' l'epopea di Castellani, quando la Fornero era assessore e attorno a Castellani nacque la Torino di oggi, dal piano regolatore, alla metropolitana, a tutte le esperienze. Beh, tra l'altro ci sono 30 liste candidate con 13 candidati sindaco a Torino, diciamo un... Meno dell'altra volta, però, quindi fa già Cosa? Bene. Meno dell'altra volta. C'è un miglioramento, dice. No, però c'è un miglioramento, è importante, c'è. Che bisogna sempre chiedersi se ci sia voglia di partecipazione, oppure in questo caso non... Ma io so, credo, guarda, a Roma per esempio sono 22 candidati sindaci, 39 le liste. Ma vi sono molti gruppi identitari che nelle elezioni scoprono l'occasione per farsi vedere. Guardi, io ho visto, mi pare, 4 falcibartello. Oggi pensare che ci siano 4 falcibartello, 4 partiti comunisti che si presentano più cioè, io che vengo dagli anni 70, da una storia, ormai il mondo è cambiato completamente, eccetera, veramente dico, questi sono nostalgici, non c'è altra. Poi ognuno di noi ha imparato a raccontarsi, a far politica, a giustificare qualcosa, qualunque scelta, però qui siamo davvero nel campo della nostalgia. Lo stesso vale per le liste Novax, quelle, ex senatore di Alleanza Nazionale, anzi del Movimento Sociale, che ha fatto una lista ambientalista. Veramente, e in cui dice, propone un po' di greenwashing, dice lei. Propone, guardi, la balneazione del Po. Io ho detto, non è mai andato sul Po. Cioè, pensare che il Po sia come la Senna a Parigi vuol dire sei proprio fuori, non sei torinese, non vuol dire sparare delle cose tanto per avere una piccola visibilità e poi sperare su quello di avere un credito politico per i prossimi anni. Grazie Viale, grazie per essersi collegato. Noi siamo in conclusione, volevo far vedere uno studio, grazie, che abbiamo fatto come Utopia, uno studio sulla politica su Twitter. Adesso la mandiamo sull'amministrativa, andiamo avanti per favore. Allora, lo studio prende in esame i candidati di tutte le amministrative, scendiamo, andiamo direttamente ai Twitter, che siamo in chiusura, andiamo avanti ancora. Sì, no, dico, abbiamo quello totale dove possiamo vedere come la forza, ecco, comunicativa di Calenda è fortissima. Abbiamo il numero di condivisioni 31.353, e visto che prima si parlava di digitalizzazione e c'era un esponente, Giulio Pastorella, che veniva forse il candidato che gode di una visibilità nazionale
migliore rispetto agli altri, no? È anche un leader nazionale, quindi a volte è chiamato. Ma forse anche... sa anche gestire di meglio i social. E poi anche quello che è partito prima, soprattutto su Roma, è un anno che è in campagna elettorale. Michetti è partito a giugno, mi pare, il 10 giugno, l'11 giugno forse è stato presentato. E poi vediamo invece nei mi piace, anche lui largamente in testa, ovviamente Roma, essendo più grande, conta molto, Enrico Michetti al quarto posto. Posso dire una cosa? Prego. Calenda e a proposito delle competenze, prima sì, il candidato della Lega ha detto una roba forte su competenze, ha parlato di tecnici che non servono alla politica, cioè. Allora, Calenda sta facendo una campagna elettorale sul leaderistica, cioè non penso sia, diciamo, un errore dirlo, votate un sindaco in un partito, no? E quindi vabbè, cioè legittimo, perché da, poi vedremo quanti... Anche perché è senza partito, quindi diciamo... Sì, è il suo partitino personale, perché da, tutto è stralegittimo, diciamo. Però questo mi riporta a quello che diceva Senna, nel senso che abbiamo bisogno solo di politici e non di tecnici. Sì e no, nel senso che è ovvio che un tecnico ha molta più difficoltà a parlare in pubblico perché si occupa di questioni tecniche per definizione, ma, e il governo Draghi lo sta dimostrando, la politica italiana, parlo di Roma, ha un disperato bisogno di competenze tecniche. Il fallimento dei partiti, io sono candidato alla lista civica, lo dico con grande serenità, assumendomi ovviamente la responsabilità di quello che dico, come sempre, il grande fallimento dei partiti sta anche in questo, in non riuscire a selezionare una classe dirigente che si impegni in politica in prima persona, prendendo le preferenze, ma che abbia delle competenze chiare alle spalle. Quando si parla di mancanza di classe dirigente nei partiti, si fa riferimento soprattutto a questo, cioè delle due l'una, ecco, questo penso sia un tema importante. Poi soltanto una parola, se mi consente, Piero, sul discorso dei milanesi, no? È bello, è realmente bello, perché ama la politica, intende la politica come servizio alla comunità, come servizio al prossimo, vedere appunto questa dialettica fra parti diverse, e questo dimostra che Milano sa fare sistema. Io ho sempre una fotografia in mente, l'inaugurazione dell'Expo, speriamo che Roma fra... sappiamo della lettera all'atto di Draghi che ha mandato a tutti e sì, ai candidati, e un po' tra l'altro ha messo il cappello, no? In qualche modo. Vabbè, meno male, sì, c'era stata la lettera dei quattro candidati, a testimonianza del fatto che Michetti non scappa, dove il primo confronto dove fecero la lettera congiunta a Draghi, però sicuramente l'iniziativa politica che dimostra ancora una volta quanto la capitale d'Italia debba avere un filo diretto con il governo nazionale e con il Parlamento. E su questo argomento, che è un tema, ovviamente non si può parlare di tutto, ci mancherebbe, su questo argomento è fondamentale dire che in seconda commissione affari costituzionali finalmente i tre poli, fra virgolette, hanno avviato una discussione, ci hanno messo un bel po' per farlo, sul disegno di legge per Roma Capitale, la cosiddetta legge speciale di Roma. Questo è un aspetto fondamentale su cui se ne parla poco. Con Passo Civico, l'associazione che io presiedo, un'associazione indipendente partitica, il 3 febbraio di quest'anno era in piazza sotto Montecitorio, abbiamo fatto una maratona oratoria di 4 ore, c'era di tutto, anche Verdini, che è candidato con uno dei partiti comunisti qui a Roma, e per parlare appunto dell'anniversario dei 150 anni di Roma Capitale, anniversario che è stato snobbato da tutti, in primis dall'attuale ancora per poco sindaca. Quindi tutto questo per dire che Roma ha un bisogno disperato di fare sistema, come invece Milano sa fare bene, e la fotografia che volevo menzionare prima è quella del sindaco che inaugura Expo, che in sala saluta Letizia Moratti, la roba, il livello di tifoseria che c'è oggi a Roma, di meno oggi, ma in passato ancora più forte, sarebbe impensabile. Quello è fare sistema per il bene comune, per le cittadine e i cittadini, e non dividendosi in tifoserie. Ecco, questo. Beh, speriamo che Roma riesca a fare sistema per portare a casa Expo 2030, perché abbiamo visto... Prego, come è cambiata Milano con l'Expo, e quindi l'auspicio è che serva. Proprio questo, secondo me la cosa che rimane più forte di questo viaggio che abbiamo fatto attraverso l'Italia è anche i diversi problemi che hanno le città e la diversa gravità dei problemi, possiamo dirlo, perché a Milano, diciamo così, la cosa centrale è il discorso, non state preparando, questa è l'accusa, la Milano del 2030. Esatto. Poi non riusciamo a preparare la Roma del 2010 probabilmente, quindi cioè, quando tu riesci a mettere in moto una città, un sistema positivo, poi riesci veramente a costruire un qualcosa di importante. Roma come primo step ha bisogno di tornare alla normalità, ecco, questo sembra stupido, però è veramente necessario. Non lo è assolutamente, e con questo appello alla normalità, che in effetti, anche senza richiamare un libro
di un ex leader comunista, Massimo D'Alema, un paese normale, diciamo che è quello che tutti ci auspichiamo per Roma, ma anche per l'Italia in generale. Abbiamo fatto questo bel viaggio attraverso l'Italia. Io ringrazio tutti i presenti, Marco Esposito, ovviamente Antonio De Napoli qui in studio, ma anche Giulia Tempesta, Martina Riva, Gianmarco Senna, Giulia Pastorella, Gennaro Acampora e Silvio Viale, che si sono collegati con noi. Speriamo di avervi spiegato un po' quali sono le esigenze, le proposte nei vari capoluoghi di regione che siamo andati ad analizzare. Noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, in cui commenteremo l'esito di questo primo turno delle elezioni amministrative. Saremo sempre qui dagli Utopia Studios, sempre su The Watchers Post, sempre su Largo Chigi. Noi ci saremo, voi non mancate.